potrebbe essere molto emozionata. Uno, perché ovviamente sto presentando un congresso nazionale, qui ci sono tutti i miei segretari, e due, perché lo so che stiamo facendo, cioè si andrà a fare, diciamo, nella mia città. Allora, io brevemente vi spiego come siamo arrivati a scoprire così, insomma, anche se più o meno sono tutti lo sanno, perché ne abbiamo parlato anche in giro per la città. Allora, noi l'estate scorsa proponevamo un collegio come sede possibile del nostro congresso nazionale. Proponevamo Spoleto perché pensavamo che l'Italia, per il fatto di tanti bei centri storici, dovesse essere valorizzata anche con la presenza di un congresso nazionale. E Spoleto, lo dico senza presunzione, penso è uno dei più belli del centro Italia. E quindi chiedevo soprattutto al partito di valutare la possibilità di realizzare il Spoleto. Dopo il primo incontro, diciamo, avevamo individuato tutto perfettamente. Avevamo una sede contestuale per fare parte della commissione, strutture ricettive in centro, la possibilità di muoverci con la massima attività tecnica. E quindi niente, era molto perfetto. Ovviamente non potevamo sapere che via fuoco sarebbe arrivato un terremoto infinito che ha sconvolto la nostra città, anche la nostra. Quindi in quel momento ci siamo anche chiesti se fosse ancora la pena e fosse giusto fare a Spoleto. E devo dire che abbiamo pensato che sì, fosse giusto, ma soprattutto io voglio proprio questa cosa ringraziare la generosità del partito e anche il coraggio dei compagni che hanno deciso, nonostante che la decisione è stata presa quando ancora c'erano le scosse. Il partito ha votato, diciamo, la scelta di Spoleto durante quel periodo e quindi per questo lo voglio ringraziare. Io vi do soltanto alcuni numeri, perché poi giusto che parli con gli altri miei compagni, che poi ovviamente vi presento subito. Allora, alla mia sinistra il segretario nazionale Paolo Ferrero, alla sinistra di Paolo andare, voglio dire, abbiamo ovviamente scelto per mantenere il congresso a Spoleto, lo verrà.
Allora, il programma del congresso inizierà il giorno del 31 marzo. Allora, a partire del 31 una delegazione del partito sarà sulle solite remotate, a Norcia insieme, immagino, alle brigate di solidarietà attiva. Poi ci sarà, alle 15 sarà la delegazione del segretario, dopodiché ci sarà un piccolo saluto mio del primo cittadino, Fabrizio Cantarelli e delle brigate di solidarietà attiva. Poi proseguiranno salute e interventi degli ospiti sia il venerdì che per tutto il sabato 1 aprile. Il congresso si concluderà domenica 2 aprile alle ore 16, con l'elezione del nuovo e della nuova segretaria. A margine del congresso, ma ovviamente fa parte di questa grande avventura, ci sarà una serata al Chiosco di San Nicolò alle 21 del venerdì con il gruppo parlamentare della sinistra europea, perché comunque abbiamo dovuto portare i delegati a vedere quella che era stata la sede, e anche perché era stato scelto il coletto, perché appunto era perfetta, avevamo praticamente tutto. Quindi poi è stato, capirete, anche in, decidere sul momento, insomma, che cosa fare, perché da considerare che molti alberghi ci sono mescolati, quindi c'era anche il problema appunto di trovare delle camere, per cui insomma i delegati sono stati mandati pochini fuori la città, però insomma abbiamo un servizio in avvento, abbiamo cercato insomma alla fine di tenere tutto dentro al congresso. Io voglio anche ringraziare, qui non vedo per nessuno, però l'amministrazione per il, diciamo, per l'aiuto, per il materiale, diciamo, e anche, diciamo, per averci concesso oggi questa bella risposta del comune. A questo punto io lascio la parola a Vito Fabini e grazie a tutti. Ci ritroviamo con l'Europa che
che indica nel modello umbro il modello da seguire per la ricostruzione, e noi che invece abbiamo accettato il fatto di un commissariamento che determina il fatto che ancora tanti cittadini, tanti allevatori sono in una condizione disastrosa. Questo perché il modello che è stato scelto, come dire, il commissariamento che ha tolto alle amministrazioni locali, alle comunità locali, la possibilità dal territorio di rideterminare e ricostruire le proprie esistenze, le proprie vite, è stato semplicemente messo in discussione e non più accettato. Ecco, io penso di concludere dicendo questo, dentro questa conferenza stampa, per quanto ci riguarda come partito regionale, vogliamo lanciare ancora una volta e da Spoleto la richiesta della fine di questo commissariamento per ridare alle comunità locali, ai sindaci, alle assemblee, alle comunità, ai territori, la possibilità di ricostruire nei tempi più veloci possibili. Io non ho memoria di manifestazioni da parte dei terremotati, dei cittadini che vivono queste condizioni così difficili contro quello che sta avvenendo, cioè non sta avvenendo nulla, anche questa stessa missione del commissario Errani. Questo è un punto centrale per noi anche dell'incapacità che ha il Partito Democratico in questa regione di governare tutti i processi. È l'emblema dell'insipienza del Partito Democratico e della Presidente Marino. Quindi io penso che per noi è particolarmente importante questo aspetto, per noi è importante lanciare da qui ancora una volta l'appello a tutte le forze della sinistra della nostra regione, politiche e sociali, per costruire l'alternativa. Ce n'è bisogno a livello europeo, ce n'è bisogno in Italia, ma noi sappiamo benissimo che ce n'è bisogno e tanto anche nei nostri territori e nella nostra regione. Grazie. Posso solo un minuto, quindi mi passo anch'io a stare presente e farmi
faccenda importante legata a quello che è stato dal 24 ad agosto ad oggi, intorno a queste terre, intorno ai capelli, del terremoto, il lavoro svolto anche dai nostri compagni, dai nostri compagni che da Bolzano a Catania si sono immediatamente impegnati nella raccolta di generi di prima necessità che sono stati distribuiti in maniera capillare grazie al lavoro svolto delle brigate della solidarietà attiva, un'organizzazione autonoma, un'organizzazione di una ONLUS che nasce nel 2009 nel sisma dei Lavi, dove i nostri compagni affiancano a tutte le realtà di sinistra di alternativa nel nostro paese, penso al movimento notato o alla rete dei centri sociali, si sono messi, si sono attivati all'indomani del 24 agosto, la scelta di Spoleto e la scelta che anche il nostro congresso farà un gesto concreto, ma differente, e sostanzialmente voglio sottolinearlo dalla passerella degli altri, infatti andremo nel passerella di Sadone, andremo a trovare i nostri compagni impegnati come tutti i giorni davanti al 24 agosto nei spazi di solidarietà, negli spazi popolari che sono stati aperti alla Matrice, che sono stati aperti oggi, che sono stati aperti a Rocca Fulgioni del Marco, a quali dettori. L'obiettivo non è quello di andare a fare una passerella, l'obiettivo è quello di andare a fare un gesto concreto di solidarietà attiva. Volevo semplicemente ricordare, sottolineare e ringraziare per l'ennesima volta tutti i compagni e tutte le compagne che hanno reso possibile, stanno rendendo possibile questo modo alternativo per fare politica concreta. Noi non stiamo dicendo che è così, perché non è così, ma certo c'è l'incapacità di intervenire in questo processo di intervento rapido che permetta la ricostruzione del tessuto economico produttivo e il potenziamento. Cioè, qui qua c'è un problema di ricostruire, ma potenziare, usare in qualche modo il terremoto, ma questa roba non c'è, si rischia di avere in molte aree che stavano in piedi più o meno con.
solidarietà, ma è anche un modo di dire che bisogna andare sulla scelta. Così come bisogna dire a Spoleto, anche quando ancora non si sa bene se ci sono state le scosse oppure no, anche nella ricostruzione bisogna darsi una mossa e non si può continuare come sta facendo in questi modi un po' fotografici, un po' centralizzati e non sufficienti per invertire la tendenza. Nel merito del congresso, questo è il decimo congresso di fondazione. Sovente la gente ci dice ma ci siete ancora, perché siamo sostanzialmente scomparsi dai mezzi di comunicazione, non sono felicissimi che non ci sia la RAI regionale qui in questo momento, perché dice di una, diciamo così, di un elemento di disattenzione. E allora veniva già prima citati i numeri, noi abbiamo fatto 700 congressi di circolo, vuol dire 700 sedi aperte sul territorio, dove si fanno delle cose, si fanno dei gruppi di acquisto solidale, alla raccolta di fondi quando c'è il terremoto, alla scuola magari di migliaia per migliaia, che è aperto il brigato di solidarietà attiva per andare, all'organizzare un picchetto per impedire una scuola di una persona anziana, all'organizzare un picchetto per quando c'è una fabbrica, cioè sono luoghi di cui la gente che fa politica lo fa perché c'ha grandi carriere politiche davanti, perché si guadagna, ma è una cosa di impegno sociale, culturale. E questo è il partito della Fondazione Monza, cioè è una struttura di 20.000 persone che in giro per l'Italia lavora concretamente a cambiare le cose e a battersi quotidianamente. Si va poco in televisione, ma si è molto sul territorio. E noi di questo siamo orgogliosi, perché diciamo che il Partito Comunista non è fatto solo dell'immagine, come capita per tutto il resto, in televisione, in cui poi sotto il vestito non c'è nulla, perché siamo un Partito Comunista di un partito perché ha le sue proposte, ma concretamente le fa vivere tutti i giorni sul territorio. Le nostre proposte al fondo sono due. La prima è sull'analisi della crisi. Siamo in crisi, se ne parla, c'è la disoccupazione. Noi pensiamo una cosa semplice, che tutti dicono che la crisi, di fronte alla crisi bisogna tirarci, che il modo per uscire dalla crisi è tirarci. Noi pensiamo che sia vero il contrario. La crisi non è frutto di scarsità, non c'è nessuna scarsità. C'è una crisi di sovrapproduzione, cioè le aziende sono in grado di produrre di più di quello che stanno producendo. La vera origine della crisi è la cattiva distribuzione della ricchezza, per cui c'è chi è troppo ricco e chi non arriva alla fine della crisi. Questa è l'origine della crisi. Non l'ha decisa la madre terra, non è che è successo un terremoto, una catastrofe naturale o un asteroide arrivato sulla Terra, no. Non ci sono le cavallette né un alluvione. La crisi è dovuta alla cattiva distribuzione della ricchezza in cui chi ha troppi soldi non sa letteralmente cosa fare, infatti li usa per speculare, cioè per non vedere se non ha nulla, una specie di casino, diciamo, mondiale, e la larga parte delle famiglie non arriva alla fine del mese e non riesce a convivere le cose fondamentali. E quindi noi pensiamo meno la gente consuma, più le aziende non avranno il mercato dove vendere le cose che producono e più la gente dirà che si dirà che risulta. Più si lavora a lungo, come con la Forneo, e più i giovani rimangono disoccupati. Cioè tutte le cose che vale su un piano europeo. Perché che la Banca Centrale Europea presti ogni mese da 80 miliardi di euro alle banche private a gratis, mentre non ci sono i soldi per la sanità, l'istruzione, è una vergogna. Adesso siamo a 60 miliardi di euro, fanno 1.000 miliardi di euro, che
stati aggirati alle banche. Ora, per le banche ci sono i soldi e non ci sono i soldi per le persone che hanno. Noi diciamo che si chiama quantitative easing, i titoli del telegiornale. Noi pensiamo che servono quantitative easing per i poveri, cioè che la Banca Centrale Europea invece di dare, regalare i soldi alle banche dovrebbe usarli per la gente, per distruggere le dovrebbe. E l'economia funzionerebbe meglio, perché se i pensionati invece che guadagnare 400, 500 euro, ne avessero 100 in più, se i giovani invece che guadagnare 500 euro facendo i precari ne potessero guadagnare 1000, quei soldi non finirebbero sotto il materasso, ma verrebbero spesi e magari ci sarebbe qualche negozio aperto in più, qualche fabbrica in più, e magari la gente cambierebbe la macchina, cambierebbe il tappone, non farebbe funzionare la macchina. Quindi noi pensiamo che per uscire dalla crisi non bisogna tirare la cinghia, ma bisogna prendere i soldi dove ci sono e usare il ruolo delle banche centrali per finanziare il benessere della popolazione e non il benessere delle banche. E quindi che bisogna abolire la legge Fornero, mandare la gente in pensione a 60 anni alle banche 55, che bisogna ridurre il carico di lavoro e lo Stato deve finanziare la riduzione del carico di lavoro, perché se la tecnologia permette di fare più produzione in meno tempo, bisogna che quel vantaggio non finisca solo nelle tasche di qualcuno, bisogna che diventi un vantaggio per tutti e non il disastro che i giovani sono disoccupati in virtù di un processo positivo, perché la tecnologia è un fatto positivo, ma allora bisogna ricompensarlo in modo che tutti possano lavorare, così come bisogna finanziare la sanità, l'istruzione e fare il lavoro di tutti con utilità, perché noi siamo un paese che tutte le volte ci sono le alluvioni e raccogliamo i conti inferiti, bisogna fare il lavoro di messa in sicurezza del territorio, così come, e lo dice il terremoto, come da dire, perché è attuale. Non è possibile che un paese a rischio sismico come l'Italia abbia larga parte, non solo delle case private, ma degli edifici pubblici, degli ospedali e tutto il resto, che quando arriva il terremoto vengono giù. Bisogna fare un piano di messa in sicurezza del territorio e quindi bisogna fare questo lavoro. Ma è lavoro buono, perché serve a impedire che la gente muori quando c'è il terremoto, ad evitare i disastri, ma serve a mantenere il paese in condizioni di funzionare. E una grande opera pubblica, utile, molto più utile della speculazione. E allora noi diciamo questo, la crisi non si risolve tirando la cinghia, la crisi si risolve ridistribuendo i soldi dai più ricchi verso i più poveri e usando i soldi pubblici, non a favore delle banche, ma a favore del popolo. Per fare che cosa? Per fare i lavori che servono, dalla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione del orario di lavoro, alla riduzione del problema. Quindi questa è la nostra idea. Siamo sognatori? Sì, nel senso che noi di notte non abbiamo niente di che pensiamo che il mondo possa andare meglio. Quindi quest'idea che i nostri figli debbano stare peggio di noi, accolta come cosa normale, ma non ci fa incazzare. E pensiamo che bisogna cambiare. Siamo comunisti per questo. Non perché siamo matti nell'essere sognatori, ma perché pensiamo che le conquiste fatte dall'umanità, la tecnologia, la scienza e tutto questo, vadano usate per il benessere della gente e non per il fatto che qualcuno possa avere 15.000 e qualcun altro non abbia le tasse. E quindi questo è il motivo per cui il progresso si chiama c'è bisogno di rivoluzione. Cioè, qua stanno litigando Letta, Renzi, Gentiloni, stanno discutendo sui millimetri, quando qua c'è da cambiare dei chilometri, bisogna cambiare la politica. Andremo a fare tutte le manifestazioni sabato scorso, 60 anni, ma qua non è l'Europa a due velocità, qua dovrà cambiare direzione. Se l'Europa serve a migliorare la condizione di vita della gente, o se l'Europa serve per le banche. Questo è un punto fondamentale. E noi non pensiamo che l'Europa sia ritorno del nazionalismo, come mai? Noi siamo cosmopoliti, per noi siamo una di sovente, siamo chiusi. Ma noi stiamo usando l'Europa per fare il favore delle banche. L'Europa ed è possibile, questo è il nostro, non è una
debole la sinistra. Noi pensiamo che la sinistra sia debole anche per il liberismo. E quindi proponiamo di mettere insieme la sinistra vera, quella che non è anche la debole. Quindi non c'è per niente di lì, che palesemente è una banda di... Nel PD ci sono tanti bravi compagni, c'è tanta gente che vota PD, che vota PC, ma il gruppo di dirigenti del PD è una manica di servi, dei partiti, semplicemente perché non sono stati. Quelli continuano a far finta di dire la Germania è dal 2008 che è in infrazione rispetto alle regole di Maastricht, perché nei trattati di Maastricht c'è per esempio che un paese non può esportare di più di un tot rispetto al prodotto interno. Perché? Perché se uno esporta tanto, ci sarà qualcuno che importa. E quindi ti segui più l'economia europea. E trattati c'è questo. La Germania è fuori dai parametri dal 2008. Il governo italiano potrebbe dal 2008 aprire una procedura di infrazione contro il governo tedesco per fargli le multe. Per dire basta, la devi smettere. Invece che accelerare tutto in Germania, bisogna introdurre in Europa. No? Invece che quelle scoprono le aziende italiane, le chiudono e scoprono le prodotti italiane. No? Questo non qua non viene fatto. Non è il problema delle due velocità. Il problema è capire che. Allora, di fronte a questa cosa qua ci vuole la forza, per riuscire ad obbligare, quindi non lo fanno loro. E per obbligare perché siamo più di mettere la sinistra che sia sinistra, cioè la sinistra che sia anche liberista. La sinistra che sia dalla parte della gente e non dalla parte del basso. E quindi, e anche nel congresso, lo diremo in modo molto forte, proponiamo alle forze politiche, la sinistra italiana possibile, a PDC, tutti quelli che stanno sulla terra, alle forze sociali, centri sociali, associazioni, sindacalismo, sindacalismo di base, cioè anche quelli che ai comuni, si sa bene l'amministrazione, giustamente lì dal governo centrale, perché non ci sono i fondi, il governo centrale, noi diciamo che bisogna mettere insieme queste cose, perché c'è una parte a sinistra degna di questo nome, unitaria, che va dalla sede delle regioni, che è un singolo, che è un'altra unione, e che si faccia sentire che arriva nel governo, perché noi pensiamo che c'è la linea di Renzi, che è libero. C'è la linea di Salvini che è liberista quanto Renzi, ma anche razzista, che sarebbe passare dalla padella alla padella. Che i 5 Stelle urlano su tutto, salvo che sulle cose essenziali, per cui quando governano poi in una città, la governano o come Roma, in cui c'è da ripiangere prima che gli organizzati, o come Torino, dove la stampa non ha mai attaccato la Pennina. Perché visto che fa esattamente quello che vuole con fiducia, non c'è bisogno di attaccare. Per cui in Torino non si sente mai male, perché visto che non muove le palle a nessuno nella città della mia, l'Appendino va benissimo. Bravi ragazzi, non rubano, non fanno niente. Continuano. Non dico che c'è la ripiazza per il Torino, ma certo, siamo all'alternativa. Se uno mi dice a Torino è cambiato quello, io sono abito da quelle parti, a Roma certo non è da vedere, questo è il 5 Stelle, bravissimi a urlare su tutto dall'opposizione, incapaci di fare qualsiasi scelta politica seria quando sono al governo. I palazzinari di Roma, quelli che hanno fatto un sacco di Roma negli anni scorsi, vogliono lo stadio della Roma, si fa lo stadio della Roma, basta due striscioni. Visto che quello è il governo facendo i sondaggi e vedendo dove vanno i sondaggi, anche per questo nuovo governo, non è il cambiamento, perché quello vuol dire che cosa decidono le televisioni. Se i giornali e le televisioni fanno una campagna su una cosa, la gente la pensa così e ci queste per esistere, non è l'alternativa. Perché noi pensiamo che le due grandi opere sono il centro-sinistra liberista e la destra razzista. Bisogna costruire un'alternativa a questo futuro che fa. E noi vogliamo che un po' in Italia e in Europa, per fare che cosa? Per riuscire a usare la ricchezza che c'è oggi per il popolo invece di prima. Questo è il
sera, ma in poca le cose. E quindi questo è il compenso. E vi ringraziamo per essere qui stamattina, perché è un pochissimo fare un articolo in fondo di quello che è come spazio, concretamente, ma se avete, se si può, anzi,